Il canto del ruscello. Siamo alle pagine 54 e 55. Infatti questo è un brano abbastanza lungo, occupa completamente due pagine. Vediamo subito, come prima cosa, in quale posizione sistemare le due mani. Per la mano destra noi abbiamo una prima frase che è composta da queste note: mi, sol, la, do, la, sol. Mi. Sono le stesse note all'andata e al ritorno. E il suggerimento del libro è il pollice sul mi, il 2 l'indice sul sol, il 3 sul la e il 5 sul do. Quindi, secondo il libro, la posizione è questa. Il fa nella nostra frase non c'è. Non ci serve, quindi facciamo a meno di metterci un dito sopra perché non lo dobbiamo suonare. Quindi la prima frase è questa, molto semplicemente. Questa stessa frase dobbiamo suonarla nel primo rigo e nel secondo, esattamente uguale. Nel terzo rigo la frase cambia e quindi un pochino deve cambiare anche la posizione della mano. Re. Si, la, sol, fa, sol, fa. Quindi ci sono tre note, il sol, la, si, che ci servono nella prima e nella seconda frase. Cosa vuol dire? La mano si muove un pochino, ma queste tre dita sopra queste tre note ci conviene lasciarle ferme. Da questa che è la prima posizione, la mano si muove appena un po', spostando il pollice dal mi al fa e il mignolo dal do al re. Prima posizione, seconda posizione. Il sol, la, si, quindi le dita 2, 3 e 4 rimangono al loro posto. Questa è la prima frase che si ripete nel primo e nel secondo rigo. La mano si muove e la seconda frase. Questa è nel terzo e nel quarto rigo. La mano sinistra, noi partiamo con quella che per la mano sinistra è sempre stata la posizione di partenza, la prima posizione, do, si, la, sol, fa. Vediamo che delle due note che la mano sinistra deve suonare contemporaneamente, il do e il do è scritto con una nota bianca. Cosa vuol dire? Il Do dura due numeri, mentre il La ne dura uno solo. Il Do dura più a lungo. Allora cosa vuol dire? Il pollice tiene premuto il tasto del Do anche quando io passo dal La al Sol. Qui succede la stessa cosa quando avrò al posto del Do centrale il Si. Il Si rimane premuto più a lungo anche mentre il La diventa Sol, cioè questo, il Do rimane premuto. Lui rimane premuto anche quando passo dal La a Sol. Quando poi devo suonare il Si insieme al La, è il Si a rimanere premuto. E così via. La mano sinistra avrà sempre questa condizione in tutto questo brano, tranne un paio di battute, ma sempre per tutto il resto la mano sinistra avrà una nota suonata con il pollice che rimane premuta e l'altra che cambia. Prima pagina, mano destra. Questa è la prima pagina.
Sempre prima pagina, mano sinistra. Noi, nel nostro contare fino a tre, perché è fino a tre che dobbiamo contare, abbiamo sempre al numero uno una pausa. Quando la mano destra suona la sua nota, la sinistra ha un attimo di silenzio e suona dopo. Ora comunque solo mano sinistra. Così via. A un certo punto si passa al si. Finché alla fine della pagina si ritorna sul do. Prima pagina con le due mani insieme. Fine della prima pagina. Per quello che riguarda la seconda pagina, noi abbiamo il primo rigo che è esattamente uguale al primo rigo della prima pagina, quindi una fatica in meno, diciamo, per impararlo. Cosa succede nel secondo rigo? La mano sinistra, nelle sue due note che deve suonare, ha stavolta il do diesis. Quindi, cosa succede? Il pollice deve suonare questo tasto, non il do naturale, ma il do diesis, cioè il tasto nero alla sua destra. Cosa succede? Noi non facciamo questo movimento così perché è estremamente scomodo per il polso girarsi in questo modo, ma semplicemente scivoliamo dentro ai tasti neri fino a che il pollice non è comodo per poter suonare la sua nota senza far sforzare troppo il polso. Quindi da questa posizione a questa. Dopo abbiamo anche il re. Qua in fondo a questo secondo rigo, re, la e poi fa. Quindi due volte questo. Per quello che riguarda la mano destra, qui non ci sono osservazioni particolari. Nel terzo rigo, la mano destra deve suonare il La bemolle, quindi anche lei il tasto nero a sinistra stavolta, non il La naturale, ma il La bemolle, il tasto nero a sinistra. Per due volte, per due battute. Successivamente abbiamo nel La che troviamo in questa battuta, il be quadro accanto, a ricordarci per sicurezza che non dobbiamo più suonare il tasto nero, ma che qua ritorniamo sul tasto bianco. Quindi due battute con il la bemolle e da qui in avanti il la ritorna naturale, cioè sul tasto bianco. Queste legature ci fanno capire che la frase è suonata dalle due mani consecutivamente una dopo l'altra, cioè la frase intera parte da questo sol e arriva a questo. Quindi la mano sinistra è molto importante, collabora con la destra a fare questa unica frase e poi a ritornare su, perché c'è una seconda frase di risposta a questa prima. Sol, la, sol, mi, do, la, sol, prima frase. La, do, mi, sol, la, seconda frase, cioè devono essere suonate unite e legate l'una all'altra. È una frase che prima scende verso il basso e poi ritorna su. Un attimo prima di fare questa cosa, vediamo che la mano sinistra ha anche lei dei bemolli. Attenzione, qui non bisogna
fare confusione. E vediamo, guardando con attenzione, che il bemolle è scritto un po' più in basso, quindi non riguarda il do, ma il si. Qui vengono suonati insieme il do e il si. Il do è naturale, il do centrale lo suoniamo sul tasto bianco e il si lo suoniamo bemolle. Anche il la poi è bemolle, quindi si e la sono sui tasti neri. In questo modo. Quindi, Do, Si bemolle, poi La bemolle. E in questa battuta si ripete esattamente la stessa cosa. Questa battuta e questa, per entrambe le mani, sono perfettamente uguali. Ci sono poi queste due frasi, proposta e risposta, e la conclusione. Qui si ritorna sui tasti bianchi. L'ultima nota della mano destra è legata, per cui suoniamo questo Do. E teniamo premuto il tasto finché non abbiamo finito completamente e non ha suonato anche questa nota la sua mano sinistra. Quindi, seconda pagina, mano destra. Qui abbiamo sentito che questa frase con la mano destra da sola, senza la mano sinistra, è quasi incomprensibile perché la frase nasce appunto dall'unione delle due mani. Quindi una mano sola, sia la destra o la sinistra, non fanno intendere bene com'è questa frase. La frase si sentirà quando le due mani suoneranno insieme. Seconda pagina, solo mano sinistra. Per finire, la mano sinistra deve fare un piccolo salto, deve passare da questo Sol al Do e per fare questa cosa la soluzione migliore è quella di ruotare un po' il polso. Do, La, Sol. Il polso gira in maniera che il mignolo si possa avvicinare a questo Do. O se la nostra mano è troppo piccola per poter fare questo passaggio, possiamo alzare e spostarla. Seconda pagina con le due mani insieme.